Pari e patta nell'atteso derby del Mariani-Pavone, finisce 1-1 con botta e risposta nel corso del secondo tempo. Alla marcatura di Pampano ha replicato Bosco, sfida che nonostante le condizioni del campo appesantito dalle piogge ha offerto delle emozioni da una parte e dall'altra fino all'ultimo istante. Il tecnico di casa Marco Pomante, uno degli ex della sfida, al pari del collega Epifani, di Scibe e Speranza, almeno inizialmente lascia in panchina Minnozzi, Barlafante, Ciarcelluti e Minincleri, spazio ad un centrocampista in più, Francesco Esposito. Massimo Epifani, in virtù delle assenze, gli squalificati Massetti e Valenti, gli infortunati Gassama e Scimia, ripropone il 3-5-2 visto mercoledì scorso opposto alla San Benedettese, con l'unica novità di Pampano affiancato a Maio in avanti. A rendere ancora più affascinante il sentito derby la designazione arbitrale, fischietto affidato infatti a Stefania Minicucci di Lanciano. La prima emozione arriva al nono sull'asse della Quercia Cardella, conclusione del numero 9 che viene deviata in angolo. La risposta del notaresco giunge allo scoccare del ventesimo dopo un bel recupero di Lopez, Petruzzi e Maio a provarci dalla distanza, palla che si spegne sul fondo non di molto. Poco prima della mezz'ora doppia occasione per i biancazzurri di casa, 25esimo, è imperioso il colpo di testa di Cardella sugli sviluppi di un calcio di punizione, super intervento di Sciba che devia in angolo. Appena tre giri di lancette più tardi è Domizzi a concludere dalla distanza, palla che si perde sul fondo di pochissimo. È pericolosa la risposta del notaresco che arriva al termine di un'azione insistita al 32esimo. La rovesciata di Pesce diventa un assist per Frederick, sul cui tiro cross non riesce la deviazione sotto porta di Maio. Ultima emozione di una prima frazione non spettacolare in cui il Pineto ha provato a fare la partita. Nessuna novità nello schieramento delle due formazioni dopo l'intervallo. Proteste pinetesi al terzo quando Pepe finisce a terra sugli sviluppi di una punizione. Fa proseguire con ampi gesti il fischietto frentano. Un giro di lancette più tardi, cross di Pezzotti che trova della Quercia, Sciba è attento e blocca. Il numero 1 rosso-blu è ancora protagonista al nono quando va a chiudere in uscita bassa su Cardella, pronto a scoccare il tiro da ottima posizione. Nello spazio di 4 minuti poi botta e risposta tra le due formazioni, al 14esimo il notaresco sblocca il derby con un Eurogol di Pampano che dal limite fulmina Mercorelli. Per il numero 11 è il quarto centro in campionato, un ottimo prima di lasciare il posto a Vittorio Esposito che fa dunque il suo esordio in rosso-blu. Neanche il tempo di festeggiare che il Pineto trova il pari. Sugli sviluppi di un angolo infatti è imperioso lo stacco di Bosco che trova il suo primo gol stagionale in un'occasione così importante. In rapida successione Pomante mette dentro Barlafante e Minincleri e l'ex Giulianova al 27esimo ha una ghiottissima occasione ma si vede chiudere lo specchio ancora una volta da Sciba. Estremo difensore del notaresco che al 33esimo è semplicemente sensazionale quando toglie dalla porta un tentativo ravvicinato di Minincleri. Minuto 36 e Maio questa volta a protestare per un possibile mano in aria di un difensore di casa, anche in questo caso sorvola il direttore di gara abruzzese. Si susseguono i cambi nel notaresco esordio stagionale per Magliulo e rossoblu che proprio un attimo prima del triplice fischio hanno l'occasione buona con Maio. Mercorelli salva il Pineto e fissa l'1-1. Normale, il pareggio a noi sta un po' stretto perché oggi, nonostante come tutto il campo boggiboso, abbiamo fatto una grossa partita, abbiamo creato tante occasioni da gol, però penso che da parte del notaresco Scibo è stato il migliore in campo. Ha fatto 3-4 parate importanti. Dispiace perché adesso è un periodo così, ormai sono sei partite che ci gira storto perché alla fine la prestazione la fai, crei tante occasioni da gol, l'avversario ha la prima disattenzione perché loro ci hanno fatto gol su una palla in uscita, sono stati bravi con Pampano a fare gol, poi come detto tu siamo stati subito cattivi a reagire subito, a pareggiare con Bosco, però normale, ci è mancata quella cattiveria, quella lucidità sotto porta, perché anche oggi abbiamo avuto quelle tre occasioni inite davanti al portiere, uno contro uno. È vero che Sciba ha fatto 2, 3, 4 belle parate, però anche noi secondo me potevamo essere un po' più cattivi. Ma il campionato è lunghissimo, io almeno da parte mia, da parte del Pineto, noi dobbiamo pensare a trovare la vittoria il prima possibile, perché oramai sono 6 partite che non vinciamo, è vero che sono 5 partite che vediamo da una striscia positiva, però ci manca tanto la vittoria perché da quello che si vede in campo la squadra la cerca per tutti i 90 minuti, è determinata, è cattiva, cioè la squadra c'è, la prestazione viene fatta da una squadra e dispiace perché adesso ultimamente sotto porta siamo poco cattivi e anche poco fortunati. Innanzitutto è un peccato oggi che questa partita di due grandi squadre si è giocata su questo campo, perché poi non viene fuori i veri valori delle squadre, perché oggi è una partita di seconde palle, è una partita di duelli uno contro uno,
ed era difficile imporsi una con l'altra. Noi in questo momento era, penso, la settima partita in pochissimi giorni, avendo solamente 13-14 ragazzi, sono stati incomiabili oggi, perché su questo campo si spende ancora di più. Sono ancora più orgoglioso di loro oggi, perché hanno fatto una grande gara e adesso si goderanno una giornata libera piena, perché hanno bisogno di recuperare, e poi da martedì riniziamo testa bassa. Vittorio Esposito è arrivato da 3 giorni, l'ultimo mese si è allenato poco, oggi è entrato su un campo che non sono consone alle sue caratteristiche, però quando prende la palla vediamo subito che è un giocatore importantissimo, e quindi andiamo avanti. Adesso bisogna lavorare, pensare alla prossima partita e cercare di vincerla.